Ora è veramente finita. La volontà si inchina anche allo Scandicci e rimane sempre più ultima. Pronti via e i padroni di casa si fanno vedere subito in avanti al decimo con punizione di Venenoso di poco sopra la traversa. I biancorossi ci riprovano due minuti più tardi con Baracchini che entra bene nell'area piccola ma il suo destro al volo su taglio di Venenoso finisce a lato. La risposta ospite arriva solo al 35esimo con Ceciarini che dal limite prova ad incrociare di destro ma la palla esce. Al 38esimo una zolla tradisce Fedi, la palla arriva a Minnucci che prova il pallonetto dalla distanza, ma il tiro termina alto. Il vantaggio dello Scandicci arriva al 42esimo con Vinci, colpito in pieno da un tiro al volo di Arderotti. La deviazione inganna Bazzucchi e la palla entra in porta per l'1-0 toscano. Si va a riposo con gli ospiti in vantaggio. Primi minuti della ripresa pimpanti, lo Scandicci riparte subito in avanti con tiro di Cacciapuoti dal limite che termina di poco alto. La Voluntas risponde al 18esimo con Ciccioli che su una deviazione di testa su una punizione dalla destra che finisce di poco fuori. La partita sembra ormai arrivare verso la fine, l'arbitro espelle Muscas per lo Scandicci, poi De Santis per la Voluntas. A tempo scaduto i padroni di casa rischiano il colpaccio con Fanelli che su calcio di punizione colpisce la parte superiore della traversa. Finisce 1-0 per lo Scandicci con la Voluntas sempre più all'ultimo posto. Salvatore Capozzi, direttore sportivo della Voluntas, arrivata ancora una sconfitta, a questo punto possiamo dire addio alla Serie D? Sì, assolutamente. Non è che eravamo in cerca di miracoli come qualcuno sostiene, quindi prendiamo atto insomma di quello che ha detto il campo, probabilmente è un verdetto giusto, assolutamente. Noi oggi abbiamo perso contro una squadra assolutamente alla nostra portata, quindi. I campionati, le salvezze si vincono e le salvezze si raggiungono attraverso la sofferenza, attraverso il sacrificio, attraverso un'organizzazione, una squadra, un cuore. Tutti questi elementi non ci appartengono. Sono situazioni figlie di un passato che indubbiamente ha danneggiato una società, un ambiente. Quindi noi adesso tranquillamente, senza facciarci la testa, perché ormai insomma, i giochi sono fatti, dobbiamo cercare solo di portare a termine la stagione per restituire un po' di dignità e per ricostruire quello che è rimasto di questa società. Insomma.